regole bisogna rispettarle. Per me questa è la risposta sintetica. Cosa? No, io parlavo nel mio programma di negozi di vicinato. Bisogna i negozi di vicinato, per niente, ci sono quelli sotto i 100 metri quadrati, quelli che dovrebbero fare rinascere la vita delle comunità, quelli che hanno da sempre avuto le grandi città, le grandi metropoli che contano nel turismo. Parigi, andateci, vedetela. Parigi non ha un centro commerciale all'interno di una città, perché tutto vive attraverso le boulevard, i quartieri. E i quartieri c'è il fruttivendolo, la porta appresso c'è chi vende il panino, e poi c'è... Ma questo serve a far vivere la gente, a farla parlare l'una con l'altra, a creare la società. Quindi il commercio dovrà essere sistemato in questa direzione. Dovremo, io ho scritto nel... Sì. Io penso di no. E io non lo so se è successo, signor, io non ho fatto il sindaco, non lo so. Se non mi può accusare di ciò che... Io penso, signora Vicino, di essere una persona spontanea e spesso non scrivo niente per questo. Per evitare, perché più scrivo più mi confondo, quindi perché penso di metterci il cuore quando dico le cose. Quindi le mie risposte le prendo proprio nel senso dell'immediatezza. Io dico che il commercio deve essere sistemato, perché questo non è nel suo interesse, è nell'interesse degli altri e anche del mio. Perché quando si sistema il commercio, gira tutto, gira l'economia, gira la ricchezza, gira la probabilità che qualcuno invece venga al comune a chiedere soldi, redditi minimi, che pure sono indispensabili in alcune fasi. E in questo senso io lancio un allarme, tanto perché ero quello che voleva toglierlo questo reddito minimo, no? Cosa mi si era inventato? Sapete che nella finanziaria regionale, in corso d'opera, a dicembre 2010 non c'è più la copertura, quindi con l'1 gennaio 2011 non c'è più la copertura per il reddito minimo? Ci sono 37 comuni tra la provincia di Enna e Caltanissetta che, se si interviene per tempo, potrebbero collassare in assenza di elementi metabolizzanti questi eventi. Mi spiego meglio: se non si crea qualche cosa di alternativo, la gente morirà di fame. E per questo bisogna avere referendi, e per questo bisogna anticipare e chiedere prima queste cose. È per questo che io ho avuto voglia e necessità di mettere gente acerba, ma anche la gente e i partiti, che saranno magari spesso, ha ragione signor Ragonese, questi partiti, e probabilmente anche Pistorio, ha ragione, questi partiti non hanno avuto o potuto reggere la richiesta della società. Ma i partiti cosa sono? Scatole vuote, bisogna riempirle di contenuti e di gente che esprimono i contenuti. Entrateci invece di scappare, questo deve fare il cittadino, non deve nascondersi, deve entrarci in questi partiti, che siano di destra, di sinistra, di centro, non importa. Oggi l'Italia è divisa tra nord e sud, non è divisa tra destra e sinistra. Pensate che non si può far politica pensando di non utilizzare quelli che sono i contenitori della democrazia, che piaccia o che non piaccia. L'altra domanda era sul... l'avevamo rivolto all'ingegnere Giunta, però voglio anche rispondere io, il segretario. Bene, se io dovessi essere il vostro sindaco avrò un problema in più, quello di trovarne uno nuovo, perché questo è già andato in pensione da domani. Bene, quando si amministra si deve pensare anche a quello che succede, a quello che potrà succedere. Dobbiamo avere la capacità di evitare di farci prendere la mano in queste cose. Questi sono problemi aggiuntivi che un sindaco dovrà risolvere. C'era qualcuno in fondo che voleva fare domanda? Lei non è candidata, no? Merci. Sì, non c'è più in fondo. Giunta, sì? Venga. Fiorenza Laura. Allora, premetto che vengo dalla zona alta e amo la mia zona, sono molto affezionata, non mi vorrei staccare perché proprio è un sentimento molto forte.
Io da 10 anni ingegnere giunta, io non ho visto niente nella mia zona, anche le strade, non c'è niente che funzioni, siamo dimenticati, quando piove, quando c'è la neve, in qualsiasi situazione siamo dimenticati. Io sinceramente adesso vorrei dei fatti da lei, non vorrei più le parole, non è una domanda, vogliamo dei fatti, soprattutto ora si pone un problema importante, la scuola di San Giuseppe. Sta rischiando la chiusura, e questo più che per la riforma Gelmini, per la carenza di bambini iscritti, visto che il quartiere alto si sta da anni spopolando. È possibile salvare la scuola? Cosa farete per salvare questa scuola? E soprattutto è possibile salvare il quartiere, visto che ormai da anni a gira si sposta verso la periferia? È possibile dare una sicurezza al nostro quartiere, visto che da un po' di tempo manca? Noi abbiamo un degrado sociale, abbiamo un supermercato di stupefacenti che è molto allargato, non abbiamo più la tranquillità, ci sono delle persone con bambini che rischiano ogni giorno. Cosa farete? Questa è la mia domanda. Buonasera a tutti. Stasera Padre Silvio diceva siamo mirati male, io aggiungerei una cosa, anzirei caduta libera. Allora, stasera Padre Silvio diceva prima che siamo combinati male, io aggiungerei agire in caduta libera, e gli interventi lo dimostrano. Allora, la cosa che ritrovo nei vostri programmi è una certa insufficienza nel risolvere i reali problemi di agire, quanto i vostri programmi mirano soprattutto a risolvere e ad affrontare quei problemi che tra virgolette io definirei ordinari, vedi traffico, vedi spazzatura, vedi acqua, eccetera, eccetera. Ma mancano quelle grosse idee, quei grossi progetti, quei particolari progetti che mirano a creare l'inversione di tendenza. Stasera il candidato sindaco Barnocci comunicava che il commissario in un anno ha preparato e ha presentato 12 progetti di Agira. Evidentemente il commissario ha capito la gravità di Agira e si è data da fare. Mi sarei aspettato che stasera i due candidati sindaci, per una deformazione professionale, faccio una banale moltiplicazione, si presentassero, visto che si accingono ad amministrare la città di Agira per 5 anni, 12 per 5 con 60 progetti specifici ciascuno. Ma a parte i numeri, lasciamo da parte i numeri, vorrei sapere realmente di ciascuno di voi quali sono le idee, i programmi, nei vostri contenuti, nei vostri programmi, i principi e i progetti che mirano a invertire la tendenza di Agira e creare sviluppo, perché Agira ha bisogno non solo di fermare la caduta libera, ma di iniziare un processo inverso, quello di risalire, perché altrimenti sarà troppo tardi. Grazie. Giuseppe Troia, io non avevo programmato nessun tipo di intervento, sono semplicemente venuto per assistere a quello che ritenevo dovesse essere un dibattito confronto. Mi dolgo del fatto che, come diceva il dottore Pannò, i candidati sindaco hanno avuto meno tempo rispetto a chi ha posto loro delle domande. Indipendentemente dal fatto che qui il dibattito lo dobbiamo fare ognuno di noi, ognuno dei cittadini di agire per cercare di vedere tra di noi quali sono le problematiche, io credo che oggi il tema centrale dovrebbe essere quello di scegliere chi nei prossimi 5 anni deve andare a fare il sindaco. E io proprio per questo mi sarei aspettato un confronto tra le due linee politiche. Io ho visto trattati tanti temi in maniera uguale dai due candidati sindaco e mi pongo nell'ottica di chi il 30 giugno dovrà andare a votare e dovrà fare una scelta. 30 maggio. Questa scelta la dobbiamo fare in termini di amicizia, in termini di conoscenza, in termini di affetto. Non credo che sia giusto. Io nutro affetto e amicizia per entrambi i due candidati sindaco, ne stimo in entrambi le capacità. Vorrei che oggi, questa sera, i due candidati sindaco mi dicessero
quali le ragioni per cui io debba preferire la politica di un sindaco piuttosto di quella di un altro. Quali sono le linee programmatiche di un sindaco rispetto alle altre? Quali sono le priorità di un sindaco rispetto all'altro? Io, sulla base di questo, giorno 30 maggio, vorrei poter scegliere liberamente. Ed è questo che io chiedo che questa sera mi vengano a dire i sindaci, i candidati sindaci. Perché io devo scegliere l'uno piuttosto che un altro? Questo credo che sia il senso del dibattito e in tal senso li invito.